Vai. Devo fare io l'intervista? Presentalo Gaetano, cioè siamo a casa tua. Allora siamo all'antica Bagnara, che non è a casa mia, a casa sua io, però pare che gli sono un ballo, perché lui una cosa sa fare bene è il ristoratore, però non sa parlare, nel senso che non può parlare, mi parla con i fatti, mi parla con i piatti. Io invece vengo in chiacchiera, siamo marito carnevalesco. Siamo alla terza, diciamo, oh, presentazione. È partito. Di questo ciclo di presentazioni. Stasera abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite Gaetano Amato. L'onore è mio. Presentiamo ad un gruppo di amici che ci onorerà anche di cenare qui con noi all'antica Bagnara. Dopo vi facciamo vedere anche il nostro sito archeologico. Pochi sanno che noi siamo un ristorante museo. Sì, ho visto, guardando già. E facciamo questa cena conviviale con l'autore, e volevo ringraziare anche l'organizzatore di questa, di questo ciclo, che è l'amico Daniele. Daniele Caramangi, che c'ha il ciclo, perché organizzato. Avevo la bicicletta. Organizzato il ciclo. No, la cosa è che mens sano in corpore sano, però il corpo se non mangia non è sano, e se cresce solo la mente può mancare di forza. E allora se si riesce a combinare il fatto di leggere una buona tavola, credo che la cosa migliori sotto tutti gli aspetti. Quando si discute un affare, quando si discute una trattativa, in genere la si fa a tavola, perché la tavola predispone i commensali all'essere aperti verso gli altri, specie quando c'è un buon bicchiere di vino. E la stessa cosa diventa con la lettura. Magari uno legge un libro e a volte si chiede perché così, perché colà, eccetera, e quindi diventa un'occasione per fare quattro chiacchiere insieme mangiando qualcosa e parlando di un libro, insomma, invece di parlare di vari coronavirus, coglioni virus, insomma tutte queste cose.